Sabato 17 gennaio 2009 ricorre la Giornata Internazionale della Cucina Italiana, promossa dal gruppo virtuale Cuochi Italiani. Il protagonista della giornata sarà il risotto alla milanese, che verrà cucinato in tutto il mondo. Noi di Ruota Libera vi spieghiamo come prepararla a casa vostra con una delle nostre consuete video ricette. In questo video abbiamo preparato il risotto alla milanese e l'abbiamo sposato con una profumatissima Barbera d'Asti. Noi, il risotto day, lo trascorreremo a Roma, all'Open Colonna, per il grande evento organizzato da Stefano Bonilli. Auguriamo quindi a tutti buona visione e buon risotto alla milanese a tutti. In pentola abbiamo del burro che ha iniziato già a fondersi, e la cipolla tagliata fine e del midollo osseo di manzo. Prepareremo il risotto alla milanese con riso Carnaroli di Baraggia DOP e abbineremo il piatto a Barbera d'Asti, Carmine De Paolo, una Barbera straordinaria che ha di recente vinto la Douille d'Or. La fase successiva è quella di tostatura del riso. Infatti Carlo sta versando il suo riso all'interno del soffritto e lo farà tostare. E poi chiaramente verrà sfumato del vino. Lui per l'occasione ha stappato una bottiglia di Carlin De Paolo, che è un Roero Arneis. Il riso si capisce che è tostato quando inizia ad essere leggermente lucido e aderente alla padella. Viene lasciato uno spazio in mezzo per mandare a temperatura, per portare a temperatura il vino, dopodiché si procede con il rimestrare finché il vino non viene sfumato e assorbito dal riso. La fase successiva è quella di mettere il brodo vegetale. In maniera progressiva viene aggiunto all'interno il soffritto di riso, in questo caso, e tutti gli altri ingredienti, e si lascia piano piano che il riso assorba il brodo. Questo procedimento verrà ripetuto fino a quando il risotto non sarà pronto. In questo pendolino viene aggiunto un po' di brodo e poi verranno messi i pistilli di zafferano che, come sapete, cederanno quel colore che poi renderà di un giallo intenso il risotto alla milanese. Ecco i pistilli. Con questa operazione stiamo cercando di favorire l'accessione da parte dei pistilli di zafferano delle loro sostanze coloranti e dei suoi aromi all'interno del brodo che poi andremo a aggiungere al nostro risotto alla milanese. Come potete vedere, dopo ripetute aggiunte di brodo, ci avviciniamo quasi alla fine della cottura del nostro risotto. Le fasi ancora mancanti per la sua completa preparazione sono l'aggiunta del nostro zafferano e poi anche la mantecatura con grana. Viene aggiunto il brodo con lo zafferano e, come vedrete, darà il colore al nostro risotto. Come sapete, sabato 17 è la giornata dedicata alla ristorazione italiana. E il piatto scelto per onorare questa preziosa cucina, che è la nostra, è appunto quella del risotto alla milanese. Ci siamo quasi, adesso si procede con la mantecatura. Il risotto alla milanese verrà mantecato con grana e con l'aggiunta di burro.
Adesso vediamo se lo chef di casa, Carlo Zaccaria, ci delizierà con le sue note, eccolo qui, spadellate. Uno spettacolo. Ora impiattiamo il nostro risotto alla milanese. Noi tendiamo a farlo sempre un po' denso perché ci piace così.